Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornato. Maria De Filippi compie 60 anni. La regina della televisione italiana è pronta per una nuova giovinezza. Da Tu sì che vales ad amici. Passando per Uomini e donne c'è posta per te, questi sono solo alcuni dei grandi successi televisivi firmati dalla stacanovista Maria De Filippi che oggi spegne ben 60 candeline. Forza dirompente di una ragazzina. Sempre al passo con i tempi e sorriso immancabile sul volto sono solo alcuni dei tratti caratteristici di Queen Mary. Così come la chiamano i suoi fan, che si appresta a vivere una nuova giovinezza. Sempre al fianco del suo amato Maurizio Costanzo. Nata il 5 dicembre 1961 a Milano, Maria si trasferisce all'età di 10 anni a Pavia ottenendo presto il diploma presso il liceo classico statale Ugo Foscolo e poi la laurea con lode in giurisprudenza all'Università degli Studi di Pavia. Dopo un primo tentativo di entrare nel mondo della magistratura, la De Filippi cambia strada e il 26 settembre 1992 debutta in televisione, subentrando a Lella Costa nella conduzione del talk show di Canale 5, Amici, da cui nascerà l'amatissimo talent show arrivato oggi alla 21esima edizione. Queen Mary deve sicuramente parte della sua fortuna al giornalista Maurizio Costanzo, incontrato per la prima volta nel settembre 1989, durante un convegno contro la pirateria musicale organizzato a Venezia dalla società per cui lavorava. Nel novembre dello stesso anno, diventa l'assistente di Costanzo e da gennaio 1990 diviene anche compagna del noto presentatore, nonostante lui fosse ancora sposato con la sua terza moglie Marta Flavi, da cui comunque si separerà nel novembre 1990. La loro relazione va a gonfie vele tanto che il 28 agosto 1995 Maurizio Costanzo e Maria De Filippi diventano marito e moglie e poi nel 2002 decidono di prendere in affido Gabriele, un ragazzo all'epoca di 10 anni, che adotteranno poi nel 2004. Maria De Filippi compie 60 anni, luci e ombre della sua carriera. Intanto la carriera di Maria De Filippi prende il volo, portandola a dichiarare nel 2006 un reddito di 3.986.000 euro, collocandola così tra i primi 300 contribuenti italiani. Un successo senza pari che la vede primeggiare sugli ascolti con ogni suo programma, consolidando successo dopo successo la sua leadership. Basti pensare a Temptation Island e Tu sì che vales che ancora oggi continuano a fare record di ascolti. Maria dunque oggi festeggia 60 anni tra carriera e vita privata, pronta ad affrontare con positività e estremo coraggio una nuova giovinezza che siamo sicuri saprà regalare a lei, e anche noi, grande felicità. Buon compleanno Maria De Filippi! È una delle donne più amate del panorama televisivo italiano. Noi festeggiamo i 60 anni di Maria De Filippi ripercorrendo alcune tappe della sua vita privata e professionale.